Ragazze, bentornate sul canale. Allora, vi ho fatto un sondaggio su Instagram, vi avevo messo un sondaggio insomma, qualche oretta fa, chiedendovi se vi poteva interessare un video in cui vi mostro tutti i rossetti che ho, sia quelli opachi, sia quelli luminosi, insomma tutti, con i relativi swatches. E niente, la risposta è stata all'unisono sì, e anzi vi ringrazio veramente di cuore perché insomma quando si vede nei sondaggi insomma dei pareri all'unisono soprattutto positivi vuol dire che i contenuti che crei piacciono, quindi sono veramente contentissima. Sì che niente, io mi metto subito all'opera con salvietine struccanti alla mano perché vi ho detto che vi avrei messo proprio tutti gli swatches, quindi lo facciamo. Non so se, visto che ho paura che venga un video piuttosto lunghino, magari dividerò, non so, ora vediamo un attimo quanto verrà a lungo. Comunque se magari mettiamo prima i matte e poi i luminosi, cioè dividiamo proprio i video, ora vediamo un secondo. Ok? Quindi intanto parto, poi vediamo. Se vedo che porta via troppo tempo e non vi posso fare un video di un'ora, magari ve lo divido e via. Allora, innanzitutto vi metto il mio rossetto preferito, che è lui. Sì, è il balsamo labbra Viverde Coop, ragazzi, è quello che fondamentalmente io il burro cacao uso di più. È quello che veramente mangio come il pane. Non c'è rossetto che tenga, soprattutto nelle giornate fredde come oggi che sta nevicando, praticamente ora non in questo momento, comunque qualche fiocchettino si vede. È quello che diciamo uso costantemente sempre. I rossetti vengono dopo di lui, diciamo così. Poi partiamo con, allora, i rossetti. Bisogna che ve li prenda un pochino random, vado per categorie. Allora, vi faccio vedere innanzitutto gli ultimi arrivati, che sicuramente conoscerete in tutte le salse, perché ve li ho fatti vedere, i Color Boost di Essence, nella tonalità, questa qui è la 07 Sing Red, e questa qui, Nude, nella tonalità 03 Wanna Play. Che vi faccio vedere subito, anche se comunque gli swatches, ragazze, le avete visti veramente in tutte le salse sul serio. Comunque ve li faccio vedere. Questo è il nude e questo è il rosso. È un bel rosso corallo, perché ha una componente sia anguria, corallo, e sono appunto questi colori qui. So se, forse, ecco, forse l'ho fatto troppo spostato, mi devo spostare un pochino di più quando faccio lo swatch. Questi qui sono i colori, sono strabelli, pagati pochissimo, tipo 3,59 euro se non erro, sono opachi, mi piacciono molto. Poi, allora, pesco così, random, ragazzi, questa Melted qui di Too Faced, una mini taglia che ho trovato in un kit di forse due Natali fa, si chiama Melted Peony. È fatto così con l'applicatore così ed è un bel colore, è un semi matte, comunque insomma definibili nei matte, ma chiaramente non è che asciuga come un opaco, e questa è la tonalità. Ne vedrete tante, ragazze, rosa così, perché io adoro i malva, adoro questa tonalità, quindi oramai penso che mi conosciate bene. Poi vi faccio vedere, allora, questo rossetto qui, il Mega Last di Wet n Wild, nella tonalità Rose de Metal. È l'unico di Wet n Wild che ho, e una cosa che in realtà non mi piace tantissimo è il fatto che il bullet non entri completamente dentro, cioè questo è il livello di chiusura. Non mi piace tantissimo questa cosa, anzi vediamo un attimo come vi posso... Ecco. Dovrei partire un pochino più qua. E appunto, cioè il bullet non è che mi piaccia tantissimo per questa cosa, però come colore mi piace un sacco. Ecco, sì, in realtà se li faccio un po' più così li vedete meglio. Ed è un bel colore, mi piace molto. La tenuta buona, nel senso, chiaramente non come un rossetto liquido, ma comunque buona. Poi Sephora. Le tinte, queste qua, sembrano simili, cioè sembrano uguali ma non lo sono, sono simili però. Questa è la numero 81, questo malva qui, ve lo faccio vedere swatchato. Sì, ne vedrete tanti simili, ragazze, lo so. Il primo è l'81 che vi faccio vedere, il secondo è il numero 13. Le Color Lip Stain di Sephora sono queste qui, e ve le faccio vedere swatchate, e sono questi colori qui.
Questa qua è la numero, questa qui è la numero 81 e questa è la numero 13, quella sotto. E infatti, se vedete, questo è più rosato, il primo, questo qui è leggermente invece più color carne, vedete? In effetti, sì. Poi, altro colore, altri rossetti che vi faccio vedere. E ve li faccio vedere tutti insieme possibilmente. Sì, sono questi tre rossetti che ho di Mulac, sono, ne ho solo tre. Questo è il Marilyn, ve lo faccio vedere, che sono anche loro opachi. Questo è molto asciutto, queste tonali, questi rossetti qua sono parecchio, parecchio asciutti. Il Marilyn. Poi vi faccio vedere lui che ha Beach Please. Lui sta suonando il telefono, se lo sentite. Vedete? Allora, questo è Marilyn che è un pochino più corallo, ok? E questo invece è Beach Please. Questo qui che invece è leggermente più fucsia, più rosa. Rosa un po' più verso il ciliegia rispetto a lui. Sì, non sono una maga degli swatch, ragazzi, non ho ancora capito come centrare bene. Dovrei mettermi qui. Ok. Sì, perché il mio braccio è piccolino, sicché non riesco a capire dove. Questo invece è, e lo uso poco, onor del vero, che è, ve lo faccio vedere per bene. Questo qui, sempre di Mulac, che è MILF, questo ruggine qua, ed è lui. È un nude, appunto, ruggine, parecchio, parecchio aranciato, parecchio caldo, e che su di me i colori caldi, ragazze, non è che. Cioè, non che non mi cioè, non che non mi piaccia, lo metto, ma è leggermente troppo caldo per il mio incarnato, cioè, non è che lo ami particolarmente. Poi vi faccio vedere i rossetti liquidi di Astra, questi qui, e dovrei averne anche uno in più, che colori sono? 12, 13, me ne manca uno che ora cerco, perché in realtà all'appello me ne mancherebbe uno. Vediamo dove ha finito, riuscissi a trovarlo sarei tanto felice. Vabbè, semmai lo trovo dopo, evidentemente ora non ce l'ho qui. Vediamo, mi dovrebbe sapere dove è finito, va bene. Allora, vi faccio vedere il numero 13, questi qui sono della linea Hypnotize Liquid Lipstick di Astra, questo qui, che è il numero appunto 13. Poi questo che è il numero 12, che è Feminist. Questo è il numero 12 e quel numero 13 che era Gossip Girl. Vedete, questo è un pochino più rosato che è quello che ho oggi sulle labbra. E questo appunto è il numero 13. Sempre anche questo è un color ruggine, però mi piace di più, ecco, come effetto sulle labbra. Poi chiaramente dipende ognuno dalla pigmentazione che ha, ecco, il discorso è quello lì. Non capisco dove ho l'altro. Il numero non so se mi è caduto ora, semmai poi ve lo cerco e ve lo metto dopo. Poi vediamo da cosa partiamo. Ah, facciamo così. Ah, eccolo, il numero 2, lui. Ecco un altro rossetto Astra, ve l'ho detto, vengono fuori come funghi. Poi ecco, era questo che mi mancava, era questo qui, non il numero 1 ma il numero 2, che ha questo rosa qui molto carino. Ok, adesso rimetto insieme tutte le varie categorie, diciamo per marchio, così magari facciamo prima, e soprattutto mi strucco questa parte, così ci vediamo dopo. Eccomi ragazze, quindi col braccio leggermente pulito. Allora, vi faccio vedere loro, che sono tre lip lingerie, le NYX lingerie anzi, queste qui di NYX. E questa invece è una liquid suede, sempre di NYX, questa qui.
Allora, sono tre tonalità. Una, vabbè, famosissima perché è embellishment. Comunque, questa qui è la tonalità 07 Satin Ribbon. Ve la faccio vedere. Magari segnando a quel punto capisco meglio. Forse è meglio così. Questo è molto chiaro, tipo alla Kylie Jenner, questa tonalità qui. Bella, loro sono molto effetto quasi cipriato sulle labbra. Poi la numero 02 satin, embellish, no, la numero sì, 02 embellishment, famosissima questa qui, che è sempre questi colori qua. Lui, malva più che altro. Poi la tonalità 10, Teddy, che è questo marrone qua, parecchio cioccolatoso. Lui, molto bello. E poi anche questa strafamosa di Liquid Suede, la tonalità 4, la Soft Spoken, che su di me però è parecchio scura. Bello, ma molto 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 scuro. Lui, un bel marrone caldo ma scuretto. E loro, ok. Poi vi faccio vedere le due tinte, lo stesso di Primark. Non mi chiedete la tonalità perché non c'è scritta e quindi non me la ricordo. Ci sono dei codici, ma no, sempre proponibile, ma non c'è proprio scritto. Comunque forse andate a Primark, cioè li riconoscete perché poi i colori qui della fotocamera sono abbastanza fedeli. Uno è questo colore chiaro qui, nude. Forse però io avevo postato li ritrovate però sulla pagina Instagram mia, perché feci gli swatches, quindi su alcuni post vecchi ci dovrebbero essere le tonalità, quindi scritti proprio i nomi. Quindi uno è questo nude qui e poi vi faccio vedere quest'altro, che invece è piuttosto rosato ed è anche un bel punto di rosa. Questo qui. Mi piace molto e avevano le loro matite abbinate. Poi altri rossetti, facciamo la carrellata Wycon dei rossetti, queste qui, le tinte Wycon. Ho queste colorazioni qui, la numero 27 che è questo nude. Si vede, ragazzi, chiamo nude, vero? Questo nude qui, numero 27. Poi il ciliegia che è il numero 16. Questo colore qui, ciliegia. Poi il numero 12, che è questo tipo Radiant Orchid, chiamato anche viola, ma sì, Radiant Orchid, anche molti lo definiscono. Molto, molto bello. E poi il numero 10, che è questo super fucsia qui, bello, che uso tanto d'estate. Questo è uno dei miei fucsia preferiti. Ed estate fucsia li adoro. Faccio un sacco. Lui è bellissimo, ragazzi, bellissimo proprio. Poi, altra tinta, questa qua di Kiko, che mi vedete utilizzare spessissimo, la 09 dell'Instant Color Matte Liquid Lip Color, nella tonalità 09, che è questo malva qui. È simile a Embellishment, però non totalmente uguale, vedete? Non proprio proprio uguale uguale. Poi altra tinta di Wycon, però questa qui della Limited Edition Cosmic Kisses, che è la tonalità sangria, che poi di sangria, boh, per me non è che c'abbia tantissimo, però cioè, oddio, sì, forse, cioè, lo vedevo più rosso il sangria io, invece è più un viola, però sì, oddio, c'ha una componente rossastra, però l'avrei visto ancora più rosso. Poi Kat Von D,
ovviamente come non prendere Love Sick, troppo bella. Questa è già un po' che non la uso, mi piace da morire il colore, ragazzi, è stupendo. È questo rosa qui, strabello proprio, un rosa malva bellissimo proprio. Poi, altro rossetto liquido di NYX, le Soft Matte, queste qui. Questa qui è la tonalità 21 e... Ah, Transilvania c'è scritto sotto, che però mi sa che dovrò buttare perché non è più omogeneo. Quindi, boh, fa un po' a macchie, però ve lo faccio vedere uguale. Insomma, è questo color rosso bello intenso. È un bel colore, però insomma la texture non mi piace tanto perché si è un po' modificata, molto probabilmente ci sarà da buttarlo. Poi rossetto di Kiko, lui, anche questi, faccio vedere infatti tutti i matte, della linea Gold Waves nella tonalità 01, che è una vecchia limited edition, che ha questo colore qua molto, anche questo che fa molto Kylie Jenner, bello anche questo. Altro rossetto di Kiko fatto a cuore di una vecchia collezione nella tonalità anche questa 01 con il bullet a cuoricino, questo qui che li ritrovate anche nelle varie collezioni proprio di Kiko. Ovviamente che colore potevo prendere se non lui? Bellissimo. Io quando li riguardo, talmente ho la passione per i rossetti, quando li riguardo ci rinnamoro di nuovo dei colori. Io sono così, cioè talmente mi piacciono che non finirei mai proprio. Il grande Ruby Woo di MAC, ovviamente, che è quello che mi vedete tatuato sul braccio. Il Ruby Woo di MAC, che tutte conoscete, e ha il mio rosso, cioè il Ruby Woo di MAC è il mio rosso per eccellenza, è quello che mi sta meglio. Quello che porto meglio sulle labbra, mi piace un sacco, e è lui proprio. Poi, rossetti di Kiko della vecchia edizione, gli Unlimited Stylo, questi qui, che adesso non si trovano più, ma ci sono i nuovi. Uno alla tonalità 12 e uno alla tonalità 4, che è questo corallo qui. E è un demi matte, diciamo. Lui che ha questo bellissimo corallo qui, lo adoro d'estate, in primavera e estate lo adoro. E poi l'altro appunto che è il 12, che è questo colore qui. Anche questo lo amo proprio perché è bellissimo come tonalità. Anzi, è già un po' che non lo metto, lo dovrei mettere perché mi piace da morire. Poi vi faccio vedere al volo, sempre simile nel pack, mi spupa, sempre simile nel pack, nella tonalità, vabbè qui non c'è scritto, è la referenza 0245307, non so. Comunque è questo colore qui, ve lo faccio vedere al volo, poi mi vado a struccare di nuovo perché ho finito il braccio. Questo colore qua. Adesso ragazzi mi rivado a struccare il braccio, poi ci rivediamo dopo, facciamo 10 minuti alla volta. Eccomi ragazze. Occhio alla telecamera. Allora, andiamo avanti con rossetto di Essence, la linea Matte 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 nella tonalità 03. E ve lo faccio vedere così prendo il punto giusto dove farvi lo swatch, almeno lo vedete. Eccolo qui. Bellissimo anche questo. Piace un sacco. Poi, altro rossetto Wycon, ma questa volta nella linea Matte Mellow, questo, della tonalità però Matte Mellow 104, che ha questo rosa qui. Sì, direte voi, c'è molta fantasia, ti piacciono molto i rosati, rosa antico, cipria, malva. Sì, ragazzi, sono quelli che mi stanno meglio. E di conseguenza li adoro e li compro perché comunque chiaramente io acquistando tutto quello che vedete, cioè chiaramente compro le cose che so di portare, quindi sono le tonalità che mi piacciono di più.
Poi matitone della linea Green Me di Kiko, so che non esiste più perché è una limited edition, questa qui è la tonalità 03 ed è anche questo un matitone molto bello, soprattutto resiste un sacco, era un Lips and Cheeks, quindi lo potevate utilizzare sia come, sto andando, ecco, troppo in giù, sia per le labbra sia per le guance. Ne fa molti Kiko di questo tipo, i Lips and Cheeks sono comodi. Altro mini rossetto, in questo caso di una della linea Mini Diva di Kiko, nella tonalità anche questa 03, io sono abbonata al 3 evidentemente, ed è questo colore qua, è un bel fucsia, fucsia violaceo più che altro, no, anzi più, sì, rosa ma violaceo, ed è lui, ed è un bel colore. Poi vediamo, questo andrebbe qui in realtà. Rossetto sempre di Kiko di una collezione limitata. Purtroppo ragazzi, io ve li faccio vedere, ma so che serve a poco perché comunque sono collezioni, ma che comunque ritrovate in questo opaco, un bel color ciliegia. Poi, lui che è di Deborah, è un Absolute Lasting Liquid Lipstick nella tonalità, se lo trovo, 14. Non so se esiste sempre, comunque sono come i Double Touch di Kiko. Ed è questo rosa qua, molto molto bello. Mi piace tanto questo rosa, è un bel colore. Poi Double Touch di Kiko, come non nominarlo, tonalità 102. Ed è questo colore qui. Questo nude qui, ora ho levato poco prodotto, sì che si vede poco, ecco, bisogna fare un paio di passate perché sia piuttosto uniforme. Una volta che l'avete asciutto, ne fate un'altra di passata. Questo nude qui strabello, so che non esistono più questi Double Touch, però c'è la versione nuova. Poi, soft matte, diciamo, ci sarebbe anche questo, diciamo, che è un Jelly Jungle, della linea Jelly Jungle, sempre di Kiko. Questo è, sì, un demi matte, cioè si opacizza portandolo, però è più cremoso ed è il numero 01 di una vecchia collezione, quindi se li trovate comunque, io vi dico quelli che vedete, se li trovate magari in qualche outlet o che, dateci un'occhiata perché sono molto carini. E poi lui che ha effetto opaco anche se, cioè si opacizza, cioè si fissa anche se in realtà l'effetto è metal, della linea sempre Jelly Jungle, è questo colore qui nella tonalità 01 che è questo rossetto qui. Molto bello, vedete, effetto metal e che si fissa e diventa no transfer, sempre di Kiko. Poi ultimi opachi, sì, praticamente sì, sono questi due rossetti di Nabla qui, della linea Dreamy, ok? Questo è il numero Berry Bite, anzi, lui, che è un colore appunto berry, cioè da mille e una notte. Lui lo adoro, mi piace tantissimo. L'ho comprato per questo Natale, o meglio me l'hanno regalato. Me l'hanno regalato i miei genitori? Sì, i miei genitori. E poi c'è lui abbinato alla matita, che è la tonalità Romanticized, abbinato proprio alla sua matita, ed è lui. Che amo proprio questo color cipria qui, che è stupendo, ragazzi. È bellissimo, meraviglioso. Abbinato quindi alla sua matita, no? Un profumo buonissimo, buonissimo, buonissimo. E quindi abbinato alla sua matita ve la faccio vedere subito, tanto perché è uno di quelli che tengo proprio abbinato vicino in modo da non sbagliarmi, che avevo tenuto la confezione. Eccola qui. Una meraviglia. Ok, ragazze, quindi
mi sa che è diventato troppo lungo. Allora, io ragazze, mi sa che adesso registro la parte dei rossetti luminosi e magari vi faccio anche le swatches delle matite che ho, perché sennò sarebbe veramente troppo lungo, sarà già 26 minuti. Quindi io, niente ragazze, io vi mando un grosso bacio come sempre, continuo la registrazione, tanto voi lo vedete poi in due momenti diversi, così avete più video da guardare. Io vi ringrazio di cuore per tutto, come al solito, per le iscrizioni, per l'affetto che mi dimostrate veramente, l'ho detto anche a diverse ragazze che mi hanno scritto in direct su Instagram, avete ragazze un affetto nei miei confronti che mi stupisce tutti i giorni, cioè giorno dopo giorno mi stupisco sempre di più, perché ragazzi, io sono felice, felice davvero. Siete una forza e siete la mia forza. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo come al solito nel prossimo video. Ciao ragazze!